Il venerdì sera, valido come 25esima giornata di Serie C1, è un turno davvero molto molto importante per l'economia dell'alta classifica. Ci sono tre formazioni nel giro di 5 punti, il Corinaldo che comanda con una lunghezza di vantaggio sul Eagles Fermo e poi più 5 sul Cus Macerata. Sono soprattutto le prime due a giocarsi in teoria, perlomeno fino in fondo, il primo posto della promozione in Serie B. Allora noi non abbiamo perso l'occasione di andare a riprendere un big match come appunto Eagles Fermo Bocastrum, quasi un derby con i padroni di casa che si presentano, come vedete, in completa divisa bianca, colori giallo-blu tradizionali per la Bocastrum, formazione quest'oggi ospite. Le formazioni in campo ci dicono: Eagles con Luciani, Perez, Malaspina, Pettinari, Concettoni, Dalmas, Gabaldi, Amadio e Diego Verona. In panchina ovviamente Bobo Marcelletti, dalla parte opposta per la Bocastrum Giacomoni, Langiotti, Camplone, Francesco Balloni, Scattolini, Stefano Balloni, Ciotti, Vallorani, Speca, Langiotti, Seghetti e Vinicius Lona. In panchina ovviamente il tecnico Di Russo. Prime fasi del match equilibrate, si resta ancora solo 0-0, poi la prima giocata importante di Gabaldi che mette il turbo sulla destra e scarica un destro potentissimo e assolutamente preciso sul secondo palo, davvero un gran bel gol per Capitan Gabaldi, che quindi sblocca la situazione per la sua squadra. Eagles 1, Bocastrum 0. Ovviamente Eagles che gioca anche con un orecchio a Corinaldo e uno a Macerata. Corinaldo che affronta in casa l'avverso, partita sulla carta altrettanto molto complicata, Cus Macerata in casa con il Città di Falconara. Alla fine vi diremo il responso anche di queste partite, mentre l'Avocastrum sta provando a reagire, lo fa con questa grande iniziativa da parte di Vinicius Lona, che guadagna lo spazio per il tiro, poi calcia fuori spinto anche da un avversario, mentre su un rimpallo favorevole Gabaldi riesce a mettere nuovamente paura alla Bocastrum. Appuntamento con raddoppio rimandato solo di pochi istanti, destro raso terra perfetto di Dalmas. Eagles Fermo 2, Bocastrum 0. La rabbia di Lona nel suo gesto di rabbia, appunto, di stizza dopo la rete subita da Dalmas. Ancora Bocastrum in avanti, destro potente angolato dalla fascia mancina, palla deviata in calcio d'angolo. Poi guardate qua cosa fa Dalmas, scarica un siluro sotto l'incrocio dei pali, continua a dominare soprattutto sul piano della concretezza di Eagles Fermo grazie ai suoi giocatori migliori. Dalmas realizza un gol fantastico e allora è 3-0, chiama timeout Di Russo, anche Marcelletti ne approfitta per mettere un po' di ordine, anche se la sua scara sta rendendo veramente molto molto bene. Qua c'è un fallo di Gabaldi, attenzione perché è il quinto, esaurito allora il bonus da parte dei giocatori di casa, mentre il presidente Luciani soffre assieme a tutta la dirigenza fermana in tribuna. Eagles dopo il timeout riconquista un pallone interessante con Gabaldi, parata del portiere Giacomoni, c'è lui fra i pali titolare in questo match. Poi sul tentativo successivo, pallone che termina oltre la linea di fondo campo, altro fallo dell'Eagles, tiro libero per la Bocastrum, va alla conclusione Stefano Balloni ma si oppone uscendo più che può Luciani e quindi nega il gol del 3-1 prima dell'intervallo alla squadra di Castorano. Si va a riposo sul 3-0, Eagles davvero molto bene nei primi 30 minuti, nella ripresa pressa l'Eagles, non vuole far respirare la squadra di Di Russo ed è una scelta tattica vincente perché qua viene recuperato il pallone. Perez, assist per Dalmas, triangolo che si completa, ancora Demes, destro, Perez, destro, gol, gol, gol di Perez, 4-0 al termine di un'azione perfetta da parte dell'Eagles. Il destro non è potentissimo, anzi tutt'altro, di Perez, ma col corpo sbilanciato Giacomoni non riesce a respingere la conclusione. Eagles 4, Bocastrum 0, partita e vittoria quindi quasi in cassaforte, non è finita però. Prova a replicare Lona, l'assist sulla sinistra per Stefano Balloni, sinistro, il palo che respinge questo tiro potente di Stefano Balloni. Ancora Lona, vero e proprio playmaker dei suoi, pallone alzato in area, gran numero sulla fascia ed è calcio di rigore conquistato dalla Bocastrum. Dal dischetto va Scattolini, il suo sinistro vincente, prova a tornare in partita la squadra giallo-blu. Scattolini realizza dai 6 metri, gol del 4-1. Ancora Boca adesso che prende coraggio, Perez ferma bene Stefano Balloni, pallone verso Dalmas, tunnel di Dalmas e destro
che va a sbattere sul palo prima di terminare fuori. Che giocata di Dalmas! Non è finita, fa da sponda adesso Saulo Dalmas, un vero e proprio campione, non c'entra niente con la C1, e l'Eagles se lo gode. Calcio d'angolo, pallone sul secondo palo, lì scatta proprio lui, Saulo Dalmas, 5-1. E torna sul più 4 di Gozfermo, che sta legittimando sempre più questa prestazione quasi impeccabile, quindi con 4 reti di vantaggio la vittoria non è ancora finita. Però contropiede Lona, sinistro e rete del Igoz Fermo, il gol realizzato dal numero 11 della Bocastrum. Si tratta ovviamente di Alessio Langiotti, il suo sinistro vale il 5-2, non vuole mollare come nel suo DNA la formazione di Russo. Bocastrum quindi che pressa adesso, pallone pericolosamente in aria, ancora Langiotti che va al tiro, ma c'è la gran parata di Luciani dalla parte opposta, punizione di Perez per le finte di Verona, un po' più in ombra del solito in questa partita, il pallone resta lì, destro provato, anzi sinistro provato da Malaspina, conclusione ribattuta. Poi un altro break con Perez che si lancia verso la porta, vuota! Dalmas in zacca, 6-2. Poker, se non andiamo errati, per Saulo Dalmas, 6-2 praticamente fatta per l'Eagles Fermo. Ci sono tanti spazi poi per provare ad incrementare ulteriormente il punteggio dopo il 3-0 nel primo tempo. L'Eagles Fermo a tratti ha dovuto soffrire la replica, la reazione della Bocastrum che ha cercato con coraggio e determinazione di tornare in gara, ma l'Eagles Fermo ha concesso solamente le briciole ai ragazzi di mister Di Russo. Così la sfida si trascina sino al termine senza ulteriori variazioni. Dicevamo, orecchio anche a Macerata e a Corinaldo, dove le due rivali dell'Eagles Fermo nel podio di questa fantastica Serie C1 hanno parimenti vinto. Cus Macerata si è imposto 6-3 sul Città di Falconara, Corinaldo ha vinto 5-2 sull'avverso, spuntato dalle assenze, da assenze importanti. Avete visto un primo piano strameritato per Saulo Dalmas, sempre più capocannoniere di questa Serie C1. Per lui fanno in totale 46 gol. In casa sembra che andiamo forte, vinciamo, e oggi non era facile perché loro, li conosciamo, sono sempre una squadra molto fisica, molto dura da affrontare, e ci hanno dato un bel filo da torcere, però ci siamo, dobbiamo stare attaccati. Mi dà una brutta notizia perché non sapevo niente. E noi siamo lì, noi non possiamo sbagliare più niente e aspettarci un passo falso loro, l'unica speranza nostra è questa. E secondo me sulla carta, pur essendo partite con le squadre di bassa classifica, possono rivelarsi le partite più difficili, perché quando una squadra si deve salvare dà il 110% e affrontare squadre con fame di punti per la salvezza non è mai facile. Abbiamo un campionato simile, noi e Corinaldo, chi sbaglia è fuori. Noi dobbiamo credere fino in fondo questo campionato. Ogni partita diventa più difficile perché le squadre che si vogliono salvare, che vogliono andare ai playoff, quindi possiamo aspettare di tutto, non è che abbiamo super squadroni nei campionati, quindi può perdere con l'ultimo, può vincere con il primo, questo speriamo bene, fino alla fine ci crediamo, stiamo mettendo tutto. Rammarico veramente che abbiamo iniziato un po' tardi la stagione, tipo io sono venuto proprio al limite all'inizio del campionato senza preparazione, neanche di Verona, Perez è arrivato al campionato in corso, la squadra si è assestata diciamo dal girone di ritorno in poi. Quindi poi rincorrere, sai com'è, rincorrere sempre spende di più, è più difficile, però ci crediamo, fino in fondo ci crederemo. Dedico alla squadra, al mister, che veramente siamo uniti, ci lavoriamo sempre con serietà, i ragazzi ci danno retta, pure è un lavoro che ormai abbiamo preso gusto, i ragazzi ci tengono, non mancano allenamenti. Quindi dedico alla squadra, a tutti i compagni. Secondo me il Fermo è la squadra qualitativamente migliore. Chiaro che forse gli è mancato qualcosa perché hanno giocatori che sono pochi e quindi pagano questo. Però sicuramente adesso stanno lì a lottare per la promozione meritatamente, come meritatamente il Corinaldo, che non ha la stessa qualità, secondo me, però è una squadra pratica e intelligente. A noi, io sono molto contento della nostra partita di oggi, veramente una partita secondo me di alto livello, con una squadra di alto livello, e sinceramente oggi veramente sono molto contento di questa partita. A noi secondo me la qualità con Vinicius e Lona
è veramente di alto livello e sta facendo crescere tanto i ragazzi che ci abbiamo, perché non ci dimentichiamo che comunque abbiamo in squadra 4-5 elementi che stanno sotto i 18 anni e quindi per me c'è un campionato vinto. Dobbiamo lavorare molto sulla testa dei ragazzi, sulla testa della società, sulla testa di tutto l'ambiente per far sì che un domani abbiamo anche categorie superiori, perché noi ci stiamo muovendo e stiamo lavorando su queste cose qui. E stiamo creando un settore giovanile collegato con una squadra di calcio eccetera, quindi i propositi ci sono tutti per fare bene anche nel futuro.